Un saluto dalla redazione dell'Eco Vicentino. Queste le principali notizie di oggi. Veneto, maltempo, grandine di 10 centimetri, vento oltre i 100 km orari, oltre 100 i feriti. Interventi in tutto il Veneto per una nuova ondata di maltempo che ha investito il Veneto nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 luglio. 500 le richieste di intervento ai vigili del fuoco. Danni maggiori si sono registrati fra le province di Padova, Treviso, Vicenza, Venezia. Duramente colpita la Riviera del Bretta. Chiampo uccise i genitori per l'eredità. Diego Gugole, condannato a 30 anni, risarcimento da 1,6 milioni. Figlio unico attivo nelle scommesse clandestine nel marzo 2022, aveva freddato a colpi di pistola in casa prima il padre e poi la madre. Obiettivo: accelerare l'entrata in possesso dell'eredità milionaria della coppia. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Bolzano Vicentino, moto contro auto sulla Postumia, ferito un centauro. Un motociclista di 57 anni che viaggiava a direzione Vicenza si è schiantato contro una BMW uscita da una laterale. Trasportato in codice giallo in ospedale, non è in pericolo di vita. Marostica sottraeva materiale in azienda per rivenderlo sui social. Arrestato dipendente Vimar. Prese elettriche, termostati, citofati, radiocomandi, lampadine e molto altro. Materiale per un valore di oltre 15.000 euro, sottratto in azienda e poi rivenduto via social da un dipendente infedele della Vimar di Marostica. Ora arrestato dai carabinieri con l'accusa di furto pluriaggravato. Valli del Pasubio, escursionista 72enne soccorso in serata lungo la strada degli Scarubbi. Prima la caduta, nella quale ha anche preso una botta in testa, poi l'attesa dei soccorsi allertati dalla compagna in serata. È stato trovato in stato confusionale e disidratato l'escursionista 72enne di Parma, portato in salvo ieri sera dagli operatori del soccorso alpino. Torna il Thiene Summer Festival, musica e street food nel parco Villa Fabris. Ha il patrocinio del comune, il festival, evento proposto da un gruppo di giovani dell'Alto Vicentino che animerà con musica e street food il parco di Villa Fabris. Venerdì 21, sabato 22, domenica 23 luglio. Asiago diventa realtà l'alta via della Grande Guerra, domenica l'inaugurazione, un percorso che unisce la montagna vicentina lungo 200 km di storia, natura e emozioni, dove la memoria della Grande Guerra è tangibile. L'alta via della Grande Guerra delle Prealpi Vicentine, che verrà inaugurata domenica 23 luglio alle 10 a Forte Interrotto di Asiago. Recuaro Terme. A Recuaro si prepara il piccolo Festival del Pensiero, un evento per parlare di gentilezza e filosofia. Il comune di Recuaro, con l'assessorato alla gentilezza, promuovono la prima edizione del piccolo Festival del Pensiero, gentilezza e filosofia, che si terrà nella Conca di Smeraldo dal 28 al 30 luglio. La manifestazione è curata dall'ideatrice Karen Ponzo. Pagina dell'Eco Nazionale. Volevano vendere a Corona documenti segreti su Messina Denaro, arrestati in due. Scandalo a Mazara del Vallo, dove un militare dei carabinieri e un politico sono accusati di aver tentato di vendere all'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, documenti segreti sulle indagini della cattura di Matteo Messina Denaro. I due sono stati posti agli arresti domiciliari. Corona è indagato per ricettazione. L'Egitto ha graziato Patrick Zaki Meloni oggi in Italia, grazie al presidente al-Sisi. L'Egitto ha graziato Zaki, il ricercatore dell'Università di Bologna, condannato a 3 anni di reclusione, 22 mesi dei quali già scontati. Ha ricevuto la grazia dal presidente egiziano Abdel al-Sisi.
A fuoco l'ambasciata svedese in Iraq, proteste per le copie bruciate del Corano. Alta tensione in Iraq, dove all'alba di oggi 20 luglio c'è stato un tentativo di dare alle fiamme l'ambasciata svedese a Baghdad nel corso di una manifestazione organizzata dai sostenitori del leader religioso al-Sadr, alla vigilia di un nuovo evento in Svezia, dove gli organizzatori sarebbero intenzionati a bruciare una nuova copia del Corano. Lo sport, Nation League, Italvolley travolgente contro l'Argentina, azzurri in semifinale. Italvolley da sballo, gli azzurri battono nettamente l'Argentina, così volano in semifinale. È tutto, grazie dell'attenzione, a domani.